Ragazzi, ma è cos'è che da due ore che borbottate? Allora, è tornata dai cuginetti. Se le vuole un computer per giocare a Fortnite. E ha 20 euro in portafoglio e voglio che lo compro io. Ragazzo, sono 20 euro e cosa ci posso fare con questi 20 euro? Idea! Potrei vendere la casa, ma dopo dove andiamo a abitare? Eccolo qua, scriviamo. Vediamo se qualcuno lo vuole comprare. Ragazzi, guardate, 300 euro mi ha regalato anche 50 euro in più. E domani andiamo a comprarmi il computer. Ma dov'è la macchina? Patti, dove batte la macchina? Nico, guarda che è una roba gravissima. Come torniamo a casa adesso? Ah, è arrivata Letizia. Mamma, è arrivata Letizia. Ecco Letizia, come è andata oggi? Bene, ragazzi, mi ha fatto il pigiama party. Lo so, ragazzi, Letizia ha fatto il pigiama party con i suoi due cuginetti che si chiamano Andrea e Matteo. Vi siete divertiti un mondo? Sì, ma papà, un attimo che vado a posare lo zaino, che potresti scaricare Fortnite. Ancora? Allora, Letizia, hai Tocca Life, non so se te lo ricordi, che abbiamo comprato un sacco di mondi. Hai Roblox, che ti ho comprato un sacco di denari Roblox. E vuoi anche Fortnite adesso? Certo papà, però il problema è che si deve usare il computer. Che computer, scusami? Il tuo, ovviamente, del lavoro. Il computer è del lavoro e non lo puoi assolutamente usare. E poi lo usiamo anche per fare i montaggi video. E va bene, comunque devi comprarmene uno. Cioè io ti compro un computer per farmi giocare a Fortnite. Uffa, sempre queste storie qua, non mi compri mai niente. Ragazzi, guardate quanti computer ha mio papà. Ne ha due. Adesso lo prendo uno e lo porto di là. Papà? Ecco, dimmi, Letizia, cosa c'è? Ma questo computer qua, papà, non me lo puoi regalare? Metti giù subito quel computer che è da lavoro. Mi raccomando, appoggialo sopra il tavolo. Va bene, va bene. No, Letizia, è del lavoro quello, eh? Quando avrai i tuoi soldi, Letizia, vai a vedere nel tuo salvanaio, guarda quanti soldi hai e se hai soldi te lo vai a comprare. Ma non ho tanti soldi, vabbè, vado a controllare. Vai a vedere, no? Dove l'ho messa la busina qua? Qui. Qua dietro può essere anche qua, no? Papà, non trovo il salvanaio! Mi puoi lasciar stare, Letizia? Il salvanaio al solito posto è là. Eccolo qui. Ora vi faccio vedere cosa dentro. Ho le gomme da masticare. Vediamo dove sono finiti i soldi. Ah, eccoli! 20 euro basteranno. Papà, papà! Dimmi, Letizia. Ho trovato i soldi. Quanto hai allora? Papà, ho 20 euro. Letizia, 20 euro? Guarda che computer cosa? Dai 320, 350, 500 euro per giocare minimo a Fortnite. Ah, ma non bastano? Letizia, come può bastare 20 euro per comprare un computer? Mamma, vieni qua, guarda, senti la Letizia. Ragazzi, ma è cos'è che da due ore che borbottate? Allora, è tornata dai cuginetti, perché giocano a Fortnite con il PC. Hanno il PC o la PlayStation? La PlayStation. Adesso le voglio il computer per giocare a Fortnite. E ha 20 euro in portafoglio e voglio che lo compro io. No, te lo compro, ti devi trovare un lavoro. Vero che devo trovare sul lavoro? Perché sì. Guadagnare i soldi? Domande alla mamma. Non è facile. Non è facile. Ragazzi, allora, loro, per te, i ragazzi a casa hanno il computer e giocano a Fortnite? Sì. Scrivete nei commenti sotto se avete la PlayStation 5 o 4 o 3 o se hanno il computer per giocare a Fortnite. Mi spiace Letizia, quando avrà i tuoi soldini te li compri. E comunque vorrei dire, caro papà, dimmi, che lei ha già il cellulare e anche il tablet, sì, per giocare. Già il cellulare e anche il tablet. Con un sacco di giochi. Non l'interessa, l'interessa forte lei. Ragazzo, solo 20 euro, e cosa ci posso fare con questi 20 euro? Mi sa niente. Potrei vendere qualcosa. I libri? No, mi affeziono. I Lego? I trucchi? Idea! Potrei vendere la casa, ma dopo dove andiamo a abitare? No, non so cosa. La mia bici? No, mi affeziono tantissimo. Idea! La macchina! Adesso devo andare a prendere il mio cellulare e aprire Facebook, così vediamo se qualcuno la vuole comprare. Mettiamo in vendita la macchina. Che genia. Eccolo qua ragazzi, il cellulare, però aspettate un attimo che chiudo la porta. Ok, ora possiamo cercare. Allora, eccolo qua, scriviamo.
Ok, mandato, vediamo chi lo vuole prendere. Adesso appoggio qua il cellulare e aspettiamo che mi chiamano. Ah, ma non vi ho fatto nemmeno vedere le cose di me con te. Parla. Pam. Dopo c'è la collanina del tour perché è un VIP io. Dopo ci sono le canzoni. E non mi importa dove vai. Ai ai ai. Vabbè, basta, non voglio più cantare. E dopo là dietro la porta c'è il poster. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Con la firma lui e Sofì. Bellissimo. Adesso vado un po' a guardarmi la televisione. Potrei guardarmi i miei video. Ecco qua Letizia, ah, finalmente ti sei calmata, te la sei messa via il computer? Sì. Finalmente, cosa stai facendo? Sto guardando i miei video. Ah, il video dei Pidocchi, bellissimo, vedo. Consigliamo ai nostri amici di andare a vederlo. Ragazzi, dovete andare a vedere i nostri video e iscrivervi al canale. Lascio un bellissimo link e condividere e commentare. Ok, brava Letizia, allora, importantissimo, questo non lo devi mai più toccare, capito? Sennò veramente mi arrabbio. Va bene, non lo prendo più. Mi è arrivato un messaggio, andiamo a controllare. Vediamo. Ah, qualcuno la vuole comprare. Mi chiede dove ci possiamo vedere oggi. Dov'è che andiamo oggi? Andiamo a carnevale. Ma che carnevale andiamo? Aspetta che vado a chiedere a mio papà. Papà, papà! Dimmi, cosa c'è? Che carnevale andiamo oggi? Letizia, andiamo, è carnevale di Campalto. Ah, va bene, grazie. Allora, sei contenta? A chi stai scrivendo? A nessuno, perché? Ok, allora andiamo ai cani di Campalto oggi. E sai cosa ci vestiamo? Ci vestiamo da unicorno. Sì! Io sarò unicorno azzurro, tu sei unicorno multicolorato. Ok, la prima fase è nata, ora ci mancano solo i soldi. Yeah! Ragazzi, eccomi qua, io vestito da unicorno. E c'è anche mio papà. Papà, dai, vieni fuori, non vergognarti. No, no, no. Sì. Ragazzi, guarda come sono combinato. Mi è anche corto. Ma noi ci divertiamo lo stesso. Andiamo a vedere i cani, Letizia. Sì, dai, andiamo che devo chiudere un affare. Letizia, che affare devi chiudere? No, scusa, era una battuta. Andiamo ai carri? Letizia, che andiamo? Siamo di tavola. Ma è parcheggiata qua la macchina. Sì, perché è tutto a posto. Potevi pulirla però. Letizia, un po' di impegno. Che senso? Pulirla? Piove continuamente sabbia. Sai che poco è presentabile, eh? Ma chi dobbiamo presentare la macchina, scusami? Perché è pulita, fa un po' bella impressione. Farà una bella impressione, dai, andiamo, che siamo in ritardo. Arrivati Letizia, adesso iniziano. Guarda, sono anche in ritardo. Allora, guarda Letizia, i cari escono, no, qua vanno via di qua, quindi escono dall'altra parte, escono di qua. Stanno arrivando, li senti? Guarda, mi si sono aperti. Vado di là, tu vai di qua, mi raccomando. Ok.
Eccolo là il signore. È meglio che mi sbrigo, se no mio papà mi cerca. Ragazzi, affare fatto, guardate quanti soldi. Ragazzi, guardate, 300 euro mi ha regalato, anche 50 euro in più. Ha detto che era un affare. Andiamo da mio papà perché quello là mi sta cercando e domani andiamo a comprarmi il computer. Allora ragazzi, non trovo la Letizia, adesso sto andando verso la macchina. Ma eccola là, Letizia, dove sei stata? In bagno, perché? Ah, in bagno, non si avvisa? Ah, è vero. No, non si avvisa, vai via te, così. Vabbè. Vabbè cosa? Tu vai via così? Adesso chiamo subito la mamma, dai. Pronto? L'ho trovata, sì. Era andata in bagno. Ha detto che è andata in bagno, qualche ride. Dai, ci vediamo in macchina, va bene? Ok, bambini, da dopo. Ragazzi, eccomi qui, allora, ciao. Era andata in bagno. Letizia, devi sempre dircelo se vai via e ti allontani. Non ti devi mai allontanare senza dire ai tuoi genitori dove vai. Adesso noi andiamo a casa per punizione e non finisci di vedere i cari, mi dispiace, andiamo, dai. Dov'è la macchina? Patti? No, era qua la macchina. Cioè non batte la macchina. Nico, guarda che è una roba gravissima. E ti non c'è più la macchina. Come torniamo a casa adesso? Ma cosa come torniamo a casa? Ma te mi frega di tornare a casa, me? Tornerò in autobus. Papà, l'avranno buttata via perché sarà sporca. Cosa c'entra sporca? Ma mi è sporca, Patrizia. Ma te rendi conto? Beh, effettivamente un po' sporca era, Però adesso dobbiamo andare dai carabinieri. Il cellulare con i carabinieri, passamelo. Devo chiamare i carabinieri. Tanto vedo via satellite la macchina. Allora, sto guardando. Prima guardo via satellite. Papà, aspetta! Non mi fa guardare via satellite. Cosa ci devi dire, Letizia? No, aspetta un attimo. Qua, perché la macchina è a Treviso? Chiamo subito i carabinieri. No! Aspetta! Non chiamarli! Cosa c'è, Letizia? Cosa c'è? Non dirvi una roba! Letizia, cosa ci devi dire? Scusami. In realtà... Dove hai trovato quei soldi? Ho venduto la macchina per i soldi, così mi compro il computer. Ha venduto la macchina? Quanti soldi, scusami? 350 euro. Cioè, questa ha venduto la macchina per 350 euro, ragazzi. In realtà erano 300, mi ha dato quei 50 euro sopra. Costa 15.000 euro, non costa 350 euro. Adesso siamo senza macchina. Vabbè. Come vabbè? Ma tu di qualcosa. Ma Letizia, cosa mi facciamo? Che macchine compriamo? Mi servono perché devo comprare il computer. Vado avanti. Papà, aspetta. No. Ci abbiamo il voto. Oh, la fermata. Torniamo a casa. Papà, vedi il lato positivo. Letizia, che lato positivo devo vedere? Hai 350 euro in più in tasca. Dai, guardami l'orario degli autobus, andiamo a casa. Vabbè. Ragazzi, si conclude così. Siamo senza la macchina. Ha venduto la macchina per comprarsi il computer. Abbiamo 350 euro di tasca in più. Andiamo a ricomprarla al posto del computer. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mettete bei like. Cosa vuoi comprare con 350 euro? Dai, aspettiamo l'auto. Ciao ragazzi.